Però noi dobbiamo anche cercare di non allarmare oltre il livello già di ansia che i nostri corregionali e concittadini e connazionali hanno. Certamente avrà delle ricadute pesantissime sulla nostra economia, così come noi metteremo in campo delle misure straordinarie per reggere. Le stiamo già approntando in regione, il governo nazionale sta sistemando. Ora pensiamo al primo degli interessi di ogni popolazione, la salute pubblica, e poi troveremo il modo anche per far ripartire l'economia.